professione che mostra una grande responsabilità, o almeno così dovrebbe essere, ma che soprattutto dimostra anche gli effetti di importantissimi cambiamenti che la stanno investendo. La professione la conosciamo abbastanza bene, quella del giornalista, e c'è un festival che proprio nei prossimi giorni verrà dedicato alla professione del giornalista. E allora di questo voglio parlare con i miei ospiti che vi vado a presentare, e sono Angiolina Gozzi, buongiorno, buongiorno Angiolina, benvenuta, giornalista e cofondatrice di Joy, giornaliste ed operatrici dell'informazione della nostra regione, benvenuta, benvenuta anche a Valeria Tancredi, buongiorno, buongiorno, buongiorno Valeria, un'altra collega giornalista a sua volta, nonché organizzatrice di questo festival, e benvenuto anche a Cesario Picca, buongiorno, buongiorno, buongiorno Cesario, benvenuto. Grazie. Organizzatore appunto assieme a questo gruppo, insomma, che si è messo insieme per dare un'occasione non solo di visibilità ma di ragionamento, sì, di approfondimento attorno ad una professione che davvero dovrebbe farci riflettere, uno per la capacità che sta dimostrando di cambiare, anche di adattarsi all'evolvere dei tempi, delle tecnologie per esempio, e poi per gli effetti che essa produce, insomma è una questione anche di libertà e di consapevolezza e quindi poi di esercizio dei diritti, insomma è una cosa abbastanza seria, no? Direi abbastanza, noi l'abbiamo interpretato come una sorta di agorà, sì, dove c'è un incontro di idee, opportunità, progetti, esperienze, e ci, diciamo così, ci proponiamo di creare una sorta di che ci sia un modo di coinvolgimento, di una sorta di virus che si espanda e che permetta poi di favorire ulteriori idee, favorire ulteriori progetti, esperienze, tutti elementi utili per potersi reinventare o per inventare qualcosa di nuovo. Sì. E, diciamo che abbiamo voluto proprio basare questo festival sulla fattualità, sulla progettualità. Sì. Si parla poco e diciamo quantomeno quel parlare lo decliniamo in maniera proprio pratica, quindi sì, spieghiamo ai colleghi, diamo degli elementi utili a superare il, diciamo così, il fallimento del paradigma produttivo che è sotto gli occhi di tutti. Certo. Ormai il mestiere del giornalista, così come io ho cominciato a farlo oltre 20 anni fa, non è più così, ci sono dei cambiamenti molto importanti. E ritengo, o riteniamo tutti insieme, che questi cambiamenti abbiano in qualche modo, cioè siano da cogliere, nel senso sì, che una volta superata la buffata di quantità, perché i social media, cioè c'è troppa roba. Esatto, che poi andrebbe anche discusso quanto, certo, di ovviamente infatti, di professionistico, cioè, assolutamente, e quindi ma di attendibile infatti, ci proprio sia per in questo, quel modo, siccome certo, riteniamo che tutta questa buffata di quantità poi sì, finisca ed emerga la qualità, sì, allora noi dobbiamo cercare gli strumenti per coccolare, innanzitutto concepire, poi certo, coccolare e poi far crescere la professionalità da poi utilizzare nel nuovo modello produttivo che si è ormai evidente sotto gli occhi e di tutti. Si è imposto, insomma. E noi con sì, 40 appuntamenti che abbiamo diciamo così, preparato in questi 3 giorni di giovedì, venerdì e sabato 17, nel 18, cuore 18, di Bologna, 19, sì, noi così cerchiamo. Pensiamo, è un modo, noi abbiamo avanzato delle idee, abbiamo creato un qualcosa, poi i fatti ci diranno se poteva essere fatto meglio, poteva certo, essere fatto peggio, cioè, sarà quindi un'esperienza lo scopriremo, da valutare, intanto è una prima occasione, allora il 17, 18 e 19, diamo anche qualche riferimento spazio-temporale, e, tra l'altro a Bologna per quello che riguarda il clou di questa rassegna, di questo festival, in realtà poi ci sono iniziative perché sono veramente tante, più di 80 tra Modena, Reggio Emilia, Milano e Roma, insomma, quindi anche un programma molto molto ricco per comprendere appunto i perché di questa professione e soprattutto dei dubbi, delle novità che investono il mestiere di giornalista. È un festival voluto e organizzato dall'associazione Viceversa e appunto da Joy, che è questa organizzazione di giornaliste e operatrici dell'informazione della nostra regione. Come si sviluppa il programma, Valeria? Come l'avete pensato? Chi prenderà parte a queste iniziative?
Il nostro obiettivo, come diceva Cesario, era quello di fornire degli strumenti ai colleghi giornalisti per approcciare questo futuro che ci aspetta, fatto soprattutto di internet e di nuovi media, sì, in maniera costruttiva e non, diciamo, poco pessimista, certo, ecco, diciamoci certo. La verità, nel nostro settore gira molto pessimismo, il lavoro dipendente cala sempre di più, sì, quindi probabilmente sempre di più i giornali si rivolgeranno ai colleghi freelance, collaboratori, e questa precarietà noi pensiamo possa essere anche un fattore di opportunità. L'opportunità da dove nascono? Nascono da una formazione adeguata, sì, dal conoscere gli strumenti che oggi servono per fare il giornalista, che non si limitano più, come poteva essere un tempo, appunto 20 anni fa, al saper semplicemente scrivere, al saper semplicemente usare un computer, al massimo dei servizi di impaginazione, ecco, per chi poteva fare desk. Oggi il mestiere ti richiede molte più competenze, ti richiede, insomma, di saper essere giornalista su varie piattaforme certo, video, piattaforme radio, è molto importante ovviamente internet. Ecco, noi abbiamo per questo creato un programma che pensiamo sia molto, molto dettagliato, molto ampio. Ad esempio, abbiamo un corso di videogiornalismo molto valido, sono ben 6 ore, 3 ore la mattina e 3 ore il pomeriggio, e speriamo possano dare, insomma, le basi per poter iniziare, ecco, a essere anche videoreporter. Sì. Videoreporter, ma anche vogliamo dare anche degli strumenti per capire come si possa fare a lavorare con l'estero, visto che in Italia, insomma, le occasioni di lavoro sembrano, certo, diminuire sempre di più. L'estero potrebbe essere un ottimo sbocco per dei giornalisti che abbiano appunto le competenze per poter ecco, andare anche all'estero. Non abbiamo dimenticato gli aspetti locali più legati alla regione Emilia-Romagna. Insomma, il terremoto è stato un evento che, certo, ha interessato molto i cittadini e quindi inevitabilmente anche i media, e abbiamo un corso, insomma, che va a vedere nel dettaglio come l'informazione possa essere anche un servizio per i cittadini nel caso di questi eventi così catastrofici, certo, che toccano così da vicino la vita delle persone. Abbiamo ovviamente dei corsi che parlano dell'importanza del linguaggio di genere, di come usare, insomma, i linguaggi appropriati, sì, per parlare di questioni che riguardano le donne, le minoranze, esatto, le minoranze LGBT, ad esempio. Ecco, abbiamo questo approccio molto, molto originale. Per noi i problemi di genere non riguardano solo le donne, ma riguardano anche tutto quell'universo che, insomma, che ultimamente viene toccato, esatto, davvero. Sì. E allora a questo punto chiamerei in causa anche Angiolina, proprio perché è anche espressione di questo gruppo di giornaliste e operatrici dell'informazione, insomma, il punto di vista anche di genere nell'affrontare una professione così radicata nell'attualità e nel cambiamento di una società, che importanza ha? Assolutamente sì, perché il nostro collettivo è nato, sono ormai più di 6 anni, sì, che esistiamo effettivamente. Sì. Siamo partiti insieme a Daniela Ricci, insieme ad altre colleghe, che poi pian piano se ne sono aggiunte altre, soprattutto in rete, che si trovano soprattutto in regione, quindi da Reggio a Bologna. Abbiamo qualche problema sul Ferrara, sulla Romagna, però devo dire che ci stiamo organizzando. Sì, sì. Così come invece abbiamo un bel rapporto con Milano e la Lombardia, abbiamo trovato veramente un terreno molto sensibile. Quello che noi vogliamo è quello di una realtà che ormai è evidente, ha due facce, nel senso, ha un punto di vista femminile e un punto di vista maschile. Poi ci sono problematiche, come nella nostra professione, che sono trasversali. Il, sì, precariato è uno, tanto, esatto, per dirne di una. Certo. La nostra non è chiaramente una lotta contro i maschi, ce ne guarderemo bene dal farlo, anzi, il modo per collaborare insieme, per superare delle difficoltà che sono trasversali, però allo stesso modo per valorizzare quelle donne che effettivamente sono capaci. Noi basta che pensiamo anche solamente a Modena, quante sono le donne, parliamo giornaliste, che sono riuscite a sfondare questo tetto di cristallo, sì, difficile, sì, non solo nelle giornaliste ma anche nelle professioni.
Eppure sono donne che sono capaci, sono preparate, però c'è appunto questa difficoltà. Noi ci siamo chiesti, abbiamo anche per la nostra professione preparato anche un questionario, il quale cercavamo di capire quali erano le difficoltà. Devo dire che hanno partecipato anche dei maschi. È stato un questionario, diciamo, dai numeri limitati, che però ci ha dato uno spaccato. Noi abbiamo visto che da questo questionario che chi riusciva a fare carriera erano soprattutto maschi dopo i 30 anni. Le donne erano un po' relegate, magari erano capaci, però facevano fatica. E quindi da qui la nostra volontà di far emergere appunto queste differenze che ci sono tra maschi e femmine, la volontà di anche in tutto quello che è la nostra vita, le nostre opportunità, ma anche il fatto solo che quando, ne approfitto visto che siamo in televisione, che spesso quando si parla di esperti sono quasi tutti maschi. Allora perché non pensare a fare esperti sia l'esperto maschio che però l'esperto anche femmina? Questo, diciamo, è quello che noi vorremmo. Quindi, insomma, è una professione che insomma, svolgere da donne può essere, può presentare ulteriori scalini, ulteriori muri. Poi c'è il problema, insomma, tutto del linguaggio di genere, che devo dire che pure noi giornalisti abbiamo le nostre colpe. Noi spesso parliamo, quando succede un femminicidio oppure una violenza, nel caso del femminicidio spesso vediamo i titoli "uccisa per amore". Sono titoli che non si possono accettare, perché non si può uccidere per amore. E devo dire che anche le immagini, i giornalisti, abbiamo le nostre colpe, su questo non c'è dubbio. E infatti, insomma, occorrerebbe anche una maggiore attenzione nella, nello svolgimento della nostra professione, di chi controlla che effettivamente venga realizzata secondo criteri etici e professionali adeguati, perché dalla nostra professione, appunto, dicevamo, deriva poi la costruzione di una coscienza che ha degli effetti, insomma. Forse questa, riconoscere anche il ruolo sociale, politico della nostra professione, è una delle grandi mancanze, no, della nostra, del nostro tempo e della nostra contemporaneità. Ormai tutti si improvvisano giornalisti, basta fare un tweet, lanciare un tweet piuttosto che pubblicare qualcosa sulla propria pagina Facebook e si danno informazioni. Questo invece, insomma, è qualche cosa contro cui si deve ragionare, no, Cesario? Prima dicevamo tanta quantità, ma la qualità va cercata, non è per tutti, non è quella che ci arriva e ci raggiunge subito. Assolutamente sì, è il problema dei nostri giorni, no? Quando negli anni 90 ha cominciato a diffondersi la rete, ci siamo chiesti se effettivamente la rete avrebbe permesso di finalmente avere più notizie e più informazioni. Poi c'era anche chi diceva, sì, ma chi comanda darà sempre quello che vuole. No? Allora oggi in effetti, se prima c'erano poche informazioni, adesso si nascondono le cose nel marasma delle informazioni, e spesso non sono giuste, non sono corrette, sono inesatte, si creano i mostri, i famosi metodi boffo e quant'altro che sono sotto gli occhi di tutti. Direi che, come diceva Montanelli una volta, la libertà è comunque un germe che noi dobbiamo crearci dentro, no? Perché se noi già partiamo schienati, non ci facciamo certo, non ci mettiamo poi in movimento in maniera corretta, no? La postura è sbagliata. E quindi poi vengono fuori tutte i difetti di cui parlava prima Angiolina. Noi in questo poi ripeto, il problema anche del precariato è sicuramente un problema, perché se tu prendi, dai 3,50 euro a una persona per redigerti un articolo, è chiaro che poi facciamo fatica a parlare di libertà. Cioè, la libertà deriva anche dalla possibilità di poter svolgere, dare da mangiare ai tuoi figli. Cioè, possiamo anche parlare di cultura, possiamo parlare di filosofia, però la dobbiamo sempre declinare in maniera fattuale. Cioè, con la filosofia e con la cultura bisogna anche poterci mangiare. Chiaro. E bisogna anche poter avere la possibilità di realizzare i propri sogni legittimi. Assolutamente. E quindi noi, ecco, da questo punto di vista siamo partiti per creare questo festival di giornalismo. Non facciamo fare passerelle, non diamo premi, diamo delle possibilità e delle opportunità, cercando poi di far mettere in moto questa contaminazione di cui parlavamo prima. E quindi, come diceva prima Valeria, tra i tanti corsi insegniamo a come si pubblica un ebook per uscire, per esempio, fuori da questa tragedia che è l'editoria.
perché molto spesso editore tradizionale fa rima con truffatore e non va bene. Ti chiedono dei soldi per pubblicare qualcosa che tu ci hai messo del lavoro, non va bene. Allora, grazie a internet e alla rete, noi avremo dei professionisti che ci spiegheranno come si pubblica un ebook, dei professionisti che ci spiegheranno come si crea un sito, come si crea un blog, come si fa appunto un video, ma tanti altri appuntamenti che riteniamo possano essere veramente un modo per reinventarsi e per poter crescere. Valeria, sarà un festival dedicato solo a chi svolge questa professione oppure anche chi voglia capire della professione è consigliato a prenderne parte, a partecipare? Il festival è aperto a tutti, è aperto a tutta la città, in particolare alla città abbiamo dedicato l'ultimo evento, quello di sabato, sarà un incontro, una tavola rotonda aperta al pubblico proprio per trattare quel tema di cui tu parlavi prima, insomma la questione dell'importanza di avere un giornalismo di qualità, perché è il fondamento di una democrazia che funziona. Certo. Se i cittadini non sono informati adeguatamente, è chiaro che non possono esprimere il loro voto in maniera consapevole e tantomeno essere capaci di controllare l'operato di chi ci governa. Certo. Ecco, questa tavola rotonda si chiama appunto il rapporto tra giornalisti e lettori, come recuperare credibilità. Quindi è un problema che noi sentiamo molto, che ci siamo posti. Ne parleremo con Alessandro Banfi, direttore di Mediaset, Andrea Cangini, direttore responsabile di QN, Giorgio Tonelli, caporedattore RAI, e modererà appunto Ettore Tazzioli, il vostro direttore. È un problema che noi sentiamo molto, proprio perché come nella grande confusione, nella grande massa di notizie che ci arrivano ogni giorno da internet, c'è questo problema di capire cosa è vera informazione e cosa è semplicemente fenomeno cosiddetto clickbait, quindi quei titoli sparati che servono solo, ecco, ad accumulare click nella speranza di guadagnare qualcosa. Certo. Su delle notizie sparate, magari non verificate, e magari anche delle bufale vere e proprie. Sì. Ecco, il giornalismo di qualità per noi parte prima di tutto dalla dignità di chi lo fa, la dignità parte prima di tutto da un riconoscimento economico, questo riconoscimento economico dipende da chi lo fa, ecco, diciamoci la verità, dipende anche da noi non accettare certe proposte. Certo. Inaccettabili, anche se questo è un discorso molto complesso. Sì. Ecco, così come è complesso, insomma, l'insieme degli aspetti che verranno indagati attraverso questo festival, che verranno proposti, che non a caso ad esempio lascerà ampio spazio al ruolo dei freelance, no Angelina? C'è anche questo aspetto, appunto i giornalisti che non hanno un editore unico, che non hanno un contratto di assunzione, ma che svolgono questa professione di primo acchito, insomma si potrebbe dire in grande libertà. In realtà, insomma, la libertà di un mestiere come questo è qualcosa di molto complesso, proprio anche per le ragioni economiche che stanno alla base, no? Sì, infatti, come diceva prima Cesario, è difficile parlare di libertà quando ma anche agli aspiranti, chi magari aspira a questo mestiere si trova a dover sopravvivere, perché è il caso di dire, con 4-5 euro lordi al pezzo. Sì. È evidente che anche se uno lavora tantissimo non riesce a avere quell'indipendenza economica e quindi di fatto non è libertà, è tra virgolette schiavitù. Certo. E quindi è sicuramente una situazione che deve essere, che noi anche come giornaliste, come Joy, chiediamo da più parti, che venga comunque affrontata seriamente la questione, perché sicuramente la bassa qualità, la mancanza di qualità, la mancanza di approfondimento va a scapito sicuramente dei lettori. Noi abbiamo lettori che ci chiedono in realtà l'approfondimento, perché è vero che esistono i social network, però ricordiamo che sui social network passa di tutto. Allora, c'è chi ha le capacità di filtrare, però chi non ci riesce, chi non può, il giornalista ha questo ruolo. Poi certo, è vero che anche i giornalisti hanno le proprie colpe, perché io mi ricordo durante il terremoto che ha colpito l'Emilia, tra l'altro noi ci sarà un appuntamento dedicato appunto alla comunicazione nei casi di emergenza, visto che questo territorio negli ultimi anni ha dovuto affrontare molte emergenze, proprio capiremo come c'è stata anche la mancanza di comunicazione, la mancanza di collaborazione tra istituzioni e giornalisti e quello che è accaduto, poi farsi allarmi che vanno a discapito sempre dei cittadini.
Allora, è evidente che secondo noi le parti devono dialogare, istituzioni e giornalisti non possono farsi la guerra, devono dialogare. Però per dialogarlo devono trovare una base comune. Hanno colpe entrambi, sicuramente. Partendo da questa base comune si può trovare dei punti sui quali collaborare per arrivare a fare in modo che la comunicazione sia credibile, perché è appunto la necessità di recuperare credibilità, certo, perché certo. Altrimenti va a discapito di tutti, dei lettori, dei cittadini. Esatto, esatto, non solo nell'immediato ma anche nella costruzione di una coscienza sociale e collettiva che poi dà i propri effetti che poi sono sotto i nostri occhi. Allora, il 17, 18 e 19 marzo prossimi, insomma nei prossimi giorni, a partire da giovedì, in più sedi tra Bologna, Modena, Reggio Emilia, ma anche Roma e Milano, il primo festival dedicato alla professione del giornalista. Un approccio, abbiamo detto, non tanto filosofico e poetico, ma quanto più possibilmente tarato appunto sugli strumenti e sulla pratica, perché appunto gli effetti sono anche pratici della mancanza di attenzione, di rispetto e di dignità per questa professione importantissima. In bocca al lupo per questa vostra prima edizione, torneremo a parlarne. Grazie, grazie, grazie davvero.